L'amministrazione comunale oggi raggiunge un grande obiettivo che in collaborazione con la consigliera nonché amica Francesca Costignano, delegata alle pari opportunità, ci stiamo lavorando da tempo. Istituire lo sportello d'ascolto è un traguardo importante, è un servizio di consulenza gratuito pensato per rispondere alle più svariate problematiche della cittadinanza, in cui i diversi utenti possono condividere i propri vissuti problematici e rileggerli secondo modalità più adeguate grazie alla collaborazione della dottoressa Cantone e della dottoressa Granieri. Questo progetto è stato sin da subito condiviso in quanto in qualità di assessore alle politiche sociali il mio obiettivo è quello di supportare quelle persone che hanno bisogno di essere ascoltate ma molte volte non hanno la possibilità di farlo e per questo vogliamo agevolarle. Auguro a tutti e due un grandissimo bocca al lupo e ricordo alla cittadinanza che questo servizio sarà a disposizione ogni mercoledì dalle 15 alle 17 troverete la dottoressa Granieri e dalle 17 alle 19 la dottoressa Cantone. Un ringraziamento va anche al sindaco e a tutta l'amministrazione comunale che sin da subito hanno condiviso questo progetto. Buonasera a tutti, saluto i colleghi dell'amministrazione qui presente, saluto il sindaco, saluto voi dottoresse e saluto, un caloroso saluto lo rivolgo a voi. E da quanto detto dalla parte dell'assessore, in primis voglio comunque confermare l'utilità di questo spazio d'ascolto che abbiamo messo a disposizione gratuitamente per la società, per coloro che hanno problemi sociali e che quindi non hanno la possibilità di rivolgersi ad un esperto con la quale parlare di sé, delle proprie preoccupazioni. E quindi mettendo questo strumento a disposizione potranno trovare una risposta alle proprie problematiche. E questo sarà uno spazio a sostegno di famiglie, di gruppi, di singoli individui, di ragazzi, ma io da donna e da delegata alle pari opportunità penso che è una doppia soddisfazione per me, perché voglio che sia uno strumento che debba essere messo anche a disposizione a tutte quelle donne che subiscono violenze fisiche e psicologiche, che non hanno il coraggio, che non hanno la forza di parlare, di essere ascoltate e quindi mi auguro che lo potranno fare con voi. E voglio ringraziare anch'io, associarmi anch'io a quanto detto dall'assessore, ringraziare la dottoressa Granieri e la dottoressa Cantone per il lavoro che hanno svolto per realizzare tutto ciò, la pazienza e il tempo soprattutto che hanno aspettato, perché in sinergia con noi sin da subito hanno condiviso questo progetto, anche se ci sono stati alcuni ostacoli, però penso che ne sia valsa la pena e voglio dire soprattutto a te Francesca grazie, perché tra di noi è nato un rapporto di stima, di rapporto di amicizia, quindi penso possa perdurare nel tempo e possiamo insieme condividere tantissime esperienze, sia l'inizio di un lungo percorso. Poi voglio ringraziare infine soprattutto un ringraziamento speciale lo rivolgo a te sindaco, perché ci sostieni, ci hai sostenuto e hai condiviso sin da subito questo progetto. Grazie. Ringrazio tutti per essere qui oggi e faccio un ringraziamento particolare al sindaco e all'amministrazione per avermi sostenuta nella realizzazione di questo progetto. L'idea è nata da una particolare sensibilità sulle problematiche del disagio sociale. È evidente al giorno d'oggi come la nostra società sia caratterizzata da gravi problematiche
sociali di cui il sistema dei servizi sociali e più in generale l'intera comunità si trova a dover affrontare e di cui deve prendersi carico. Si tratta di fenomeni come la delinquenza, la tossicodipendenza, l'alcolismo, i disagi psichici, la non autosufficienza dei disabili, degli anziani, la disoccupazione, eccetera. Si tratta di problematiche estremamente complesse che originano da storie individuali, anch'esse estremamente complesse, caratterizzate più delle volte da un vissuto di malessere personale, familiare, contestuale, più genericamente sociale, in cui l'individuo si trova a vivere. Quindi lo scopo dello sportello di ascolto è quello di affrontare queste problematiche cercando di prevenirne la comparsa o quantomeno di ridurne la gravità e limitarne la diffusione. Ma cos'è nello specifico uno sportello d'ascolto? È uno spazio accogliente, riservato, fatto di ascolto empatico, non giudicante, in cui la persona ha modo di parlare con uno psicologo, rappresentato dalla mia persona, con cui parlare di se stesso, delle proprie preoccupazioni, di dubbi, così da trovare insieme una risposta alle proprie problematiche. Quindi lo scopo, per concludere, per sintetizzare, lo scopo generale dello sportello d'ascolto psicologico sarà quello di offrire a tutti i cittadini di Bisignano un primo supporto al fine di risolvere momentanei disagi che siano personali, familiari, relazionali, emotivi, più genericamente sociali. Grazie. Buonasera, grazie. Grazie a tutti i presenti, grazie a tutta l'amministrazione comunale, tutta, dal sindaco a tutti quanti perché mi hanno sopportata. Noi stiamo aprendo uno sportello d'ascolto che ha l'obiettivo di dare ascolto appunto e una prima informazione su, per quanto mi riguarda, i diritti sociali. Come diritti sociali che cosa si intende? Tutto quel tessuto di servizi, di tutele che lo Stato e gli enti sociali erogano a noi cittadini tutti, indipendentemente dai problemi che possiamo avere, che possa trattarsi di disoccupazione, malattie, gravidanza oppure questioni legate all'istruzione, pensioni e anche tutti quei servizi socioassistenziali rivolti ai malati cronici, ai malati diciamo che non hanno un'autosufficienza tale da poter deambulare e così via. Non è indispensabile avere un grossissimo problema per recarvi da noi, basta un piccolo problemino e noi sapremo ascoltarvi e darvi aiuto. Buona serata. Allora, dico io pure qualche parola. Sono contento perché questo di oggi mi sembra un piccolo grande passo in avanti che fa la nostra comunità, la nostra città di Bisignano, perché diciamo, quella del sociale è la vera sfida dell'epoca di oggi. La sfera sociale è diventata una sfera molto complicata, molto complessa. La società stessa sta vivendo un momento di, cioè, vede il suo tessuto sfibrato, vede gli individui paradossalmente più vulnerabili rispetto alle sollecitazioni, ai rischi, ai pericoli e alle pressioni che la società odierna diciamo emette. Quindi ringrazio veramente tantissimo l'assessora Gina Montiglio, perché nel sociale ci sta puntando molto, stiamo lavorando molto, le sfide sono tantissime. Di recente stiamo lavorando anche sul distretto socioassistenziale, di cui Bisignano è una componente attiva. Stiamo mettendo in campo tutta una serie di politiche sociali, attingendo a una serie di fondi che serviranno a migliorare le condizioni di molta gente. Quindi la ringrazio anche perché ha lavorato a questo sportello. E come ha detto bene, questo vuole essere un aiuto, un piccolo aiuto, un piccolo grande aiuto. A volte
a volte essere ascoltati, diciamo trovare qualcuno che ti ascolta, qualcuno che ti offre, che ti indica semplicemente una via di uscita dal labirinto, diciamo, della propria condizione problematica, e può essere veramente vitale, può essere vitale sia per l'individuo che per tutte le persone, diciamo, intorno all'individuo, quindi tutti i familiari che magari ne vivono anche le conseguenze. Quindi questo piccolo, bellissimo, oserei dire, sportello d'ascolto, secondo me, anche vista la posizione un po' riservata, i bagni vicino, comunque luminoso, credo che sia veramente una bella cosa per la città di Bisignano, che purtroppo la cui città di Bisignano è stata ultimamente alle cronache nazionali, cronache regionali, talvolta nazionali, per casi di disagio sociale, no? Penso ad esempio all'ultimo, quello sul caso di prostituzione minorile, o penso alla, qualche anno fa, alla scomparsa della ragazza rumena, insomma tanti casi che hanno segnato come anche nelle nostre piccole città ci sia del disagio. È un disagio spesso soffuso, è un disagio latente, che però crea tanti danni. Crea tanti danni e inficia la qualità della vita delle persone. Ecco, allora ci siamo sentiti in dovere di offrire questo servizio affinché lo Stato, attraverso il Comune, offra questo appiglio, diciamo, alle persone in difficoltà. Nello stesso tempo ringrazio tantissimo Francesca Costignano, giovanissima consigliera comunale, delegata alle pari opportunità e alle associazioni, perché ci ha creduto pure in questo sportello, e sono d'accordo con lei perché questo sportello diventa anche un modo come offrire, diciamo, offrire una garanzia, una tutela alle donne, quindi alle donne sia vittime di violenza, ma anche alle donne quando sono interessate da stati di vulnerabilità, per esempio la gravidanza o per esempio e tante altre, diciamo, la vecchiaia, la malattia, insomma offrire supporto, un supporto specifico alle donne. Mi fa piacere, a proposito di donne, che a gestire questo sportello, a volerlo insieme a me, siano state tutte donne. Questo è un chiaro segnale di come la nostra società stia vedendo un sempre maggiore protagonismo delle donne. E questa è una cosa bella. È una cosa bella. Ieri che abbiamo fatto consiglio comunale, ci siamo resi conto che nel nostro consiglio comunale noi abbiamo l'onore di partecipare, e ringrazio anche la consigliera Stefania Bisignano, che vedo qui presente, abbiamo l'onore di partecipare a un consiglio comunale composto da ben 9 donne, cioè con maggioranza di donne. Questo, diciamo, anche questa è una piccola rivoluzione sociale, fa capire un po' più i nostri tempi, ci restituisce l'idea di una donna che non è più solo la regina del focolare domestico, ma diventa sempre più protagonista anche dello sviluppo e della società. Quindi vi volevo ringraziare di vero cuore anche per quello che voi rappresentate. Ovviamente ringraziamento non retorico anche alle dottoresse che ci hanno presentato questo progetto, la dottoressa Cantone e la dottoressa Granieri, perché grazie, diciamo, alla collaborazione, al confronto che abbiamo avuto con loro, abbiamo capito come strutturare questo sportello. E le dottoresse che sono intervenute lo hanno detto benissimo, sia offrire un supporto psicologico, che è tantissimo, e sia indicare, far conoscere, far aumentare la consapevolezza su quelli che sono i diritti sociali. Oggi c'è bisogno di sapere quali sono i propri diritti, perché talvolta molte situazioni di disagio personale o familiare o sociale derivano dalla non conoscenza dei propri diritti. E siccome oggi il nostro Stato sta cercando sempre più di investire sui diritti sociali,
Penso ad esempio al reddito di inclusione che lo Stato sta varando, che ha varato in questi ultimi anni, che serve a fronteggiare la povertà. E quanta situazione di povertà. Vedo anche i colleghi Nicoletti, Ruggeri, Gallo, che ringrazio moltissimo della presenza. Tutti quanti noi amministratori ci stiamo rendendo conto, ad esempio Francesca, di quanto disagio, e lo dicevi benissimo tu citando la disoccupazione, di quanto disagio deriva dall'essere poveri, di quanto disagio psicologico, di quanto malessere fisico anche, personale, derivi dalla povertà e dalla disoccupazione. Quindi il venire a conoscenza che la propria condizione personale, psicologica, può essere il frutto, e molto spesso lo è, della propria condizione sociale, questa è già una grande cosa. Dire ai nostri concittadini, giovani, meno giovani, dire queste cose, offrire questo appiglio, questo piccolo porto. Io immagino che questo sia un piccolo porto nel mare della nostra vita sociale, comunitaria, che disegniamo. Un piccolo porto dove chi si sente smarrito e si sente in un mare in tempesta può approdare e può ricominciare a navigare più sereno e più forte. Un'ultima cosa, questo sportello non sarà, mi auguro, e credo che ci impegneremo in questo senso, non sarà solo ricettivo. Non vogliamo solo che la gente venga qui a cercare un appiglio. Andando avanti, poi magari miglioreremo ancora di più la collaborazione e l'organizzazione. Vogliamo che il vostro lavoro, il nostro lavoro, sia attivo, cioè saremo noi ad andare a cercare di scovare le situazioni di disagio sociale e li metteremo in contatto con questa piccola grande istituzione che abbiamo creato, in modo da creare una rete. Una rete che ci possa servire, che possa servire a far tornare la comunità visignanese ad essere più protetta e più gioiosa. Quindi grazie a tutti, complimenti ancora a tutti e buon lavoro.